Oddio, addirittura. Spero di riuscire a dire tutto quello che vorrei dire, chiaramente perché la questione è questa. Allora, intanto molti mi conoscono, tanti non mi conoscono, ma io lavoro dal 94 e questo vuol dire che ho visto un cambiamento, no, nel sistema italiano. Ho proprio visto come tutto via via si è trasformato, insomma, l'ho vissuto sulla pelle, insomma, ecco, diciamo così, sul corpo, ecco, appunto. E quindi, come dire, io sono molto contenta di quello che sta succedendo in realtà, perché penso che avevamo bisogno di dismettere tutto. Non avevamo altra possibilità se non dismettere tutto, perché il sistema come funzionava prima non funzionava per nessuno. E stasera, insomma, in modi diversi ognuno ha espresso, no, quali erano, insomma, e quali sono state le problematiche di vario tipo. Quindi sono totalmente d'accordo con l'affermazione di Giorgina, no? Quando in maniera molto netta e precisa ha detto basta alle rendite di posizione, abbiamo bisogno di essere riconosciuti in quanto lavoratori e quindi di avere, come dire, degli ammortizzatori sociali cosiddetti che ci permettano di fare quello che facciamo. Questo per me è il punto di partenza e questa è una cosa che dobbiamo rivendicare ora nel presente, appunto, cioè il futuro è tutto da inventare perché è crollato tutto, cioè nel senso, ma meno male, cioè meno male, basta, cioè nel senso, ormai io ero sicuramente come tanti altri, ma mi sentivo veramente ingabbiata, lo dico proprio, è la parola proprio giusta, incatenata, ingabbiata dentro a una rete, perché poi usiamo queste parole, ma anche queste parole, insomma, andrebbero un attimo più comprese, no? Ero ingabbiata dentro a una rete che non mi permetteva più di essere creativa, semplicemente, dovevo produrre, no? Dovevo produrre continuamente, quindi sicuramente adesso è un momento in cui dobbiamo capire molte cose, dobbiamo capire appunto quando potremo ritornare a incontrare gli altri corpi, no? Che sono gli altri corpi, diciamo, che non siamo noi, ma sono anche gli altri corpi che lavorano insieme a noi. Ah, ok, quindi questa è una questione fondamentale. Possiamo incontrarci in rete e questo, per esempio, io lo sento molto positivo, al di là del Netflix, che chiaramente non interessa a nessuno di noi, no? Detta in quel modo là. Però sicuramente si aprono delle possibilità, insomma, no? Che non avevamo mai preso in considerazione, non so per quale motivo, ma e sicuramente, ecco, c'è un'altra questione che per me è molto forte in questo momento ed è quella di interrogarmi appunto su quali possono essere delle nuove architetture per i nostri incontri. Allora, la parola territorio, scusatemi, ma sinceramente mi sta molto stretta perché ha alimentato tutta una serie di dinamiche appunto produttive e, come dire, di sistema, ecco, no? Che, come ho detto prima, non hanno fatto altro che ingabbiarci dentro a delle questioni, insomma, che in fondo, come artisti non ci dovrebbero neanche troppo riguardare. Così come un'altra questione è quella dell'educazione, no? Lorenzo, tu hai usato questa parola all'inizio di questa lunga discussione. Educazione è una parola un po' strana, un po' forte, ecco. Cioè, io penso che in qualche modo possiamo, come dire, tenere il linguaggio di ciò che facciamo molto alto, perché il problema non è quello di entrare in una comunicazione con colui, no, che mi sta davanti, che abita davanti a casa mia, no? Cioè, io sono convinta che se ci fossero state delle politiche culturali reali negli ultimi 20 anni, in questo momento non avremmo appunto il problema di domandarci come entriamo in relazione con l'altro, e che non sono mai state fatte. Quindi
E quindi vorrei dire che il problema nostro del teatro, della danza, poi la danza è ancora più incasinata, fatemelo dire in questo momento, perché noi lavoriamo con il corpo, cioè quindi proprio è, ma in una maniera molto, come dire, non esiste la danza senza il corpo e quindi senza la presenza dal vivo, cioè non può esistere, no? Cioè lo potete comprendere questo, no? Può esistere qualcos'altro, che è tutto da inventarsi, no? Quindi io sono per lo streaming, giusto per capire, però è un dispositivo che va, come dire, che richiede cose completamente diverse, quindi se dobbiamo fare lo streaming ci dovete dare i soldi per farlo, non possiamo farlo a casa nostra con il nostro computer, no? Lo dico molto chiaramente perché è così, perché è un altro dispositivo, no? Così come il teatro ha bisogno di certi strumenti, così insomma lavorare attraverso lo schermo ha bisogno di altri strumenti. E a me piacerebbe anche sperimentare in questo senso, tantissimo, però devo dirlo, cioè la danza ha bisogno del corpo. Allora io in questo momento sinceramente preferisco andare per la strada davanti alle file dei supermercati e fare delle brevi coreografie e davvero mettermi in relazione, no? Con questo fantomatico pubblico che secondo molti ormai da 20 anni non è in grado di capire, non è in grado di capire, ma cosa? Di cosa abbiamo parlato? Questo è uno dei tanti problemi che fa parte di quella famosa rete che si costruisce tutta solo su delle rendite di posizione. Poi abbiamo un problema a monte che è il FUS, non, come dire, la gestione dei soldi, insomma, ecco, cioè, quindi se i soldi fossero, cioè, e su quello dobbiamo combattere, battere tutti quanti, insomma, cioè, i soldi devono poter essere gestiti in una maniera molto più ecologica. Io sono per il repertorio, sono molto d'accordo con quello che ha detto Michele, nel senso che rendiamoci conto che appunto se vogliamo intanto cominciare a, come dire, a toglierci da un'idea di iperproduzione, di superproduzione, che tra l'altro non ha mercato, non ce l'ha mai avuto, cioè non è mai esistito questo fantomatico mercato di cui abbiamo parlato. Quindi era veramente tutto un, cioè eravamo diventati, siamo, cioè non è che eravamo diventati, eravamo completamente dentro a un sistema di capitalismo neoliberista che sfrutta le risorse umane. Quindi siamo diventati tutti delle commodity, come si dice, no? In inglese, degli oggetti di consumo, cioè quello che io facevo era qualcosa che doveva, che poi continuamente dovevo vendere, non si sa dove, perché poi nel sistema italiano il mercato non esiste, e quindi mi si diceva che dovevo cercare il mercato straniero, ma ci rendiamo conto? Quindi, cioè, la ricerca non è mai, non è, non, non ha mai avuto dei veri sostegni. La ricerca vuol dire i processi, vuol dire tutto quello che è stato detto stasera, studiare, avere il tempo, no, per elaborare, no, trovare altri linguaggi, sviluppare un linguaggio, insomma, che sia più consono a quello che facciamo, entrare in relazione con il pubblico. Questo ha un costo, cioè sono delle economie. Allora, cioè, il tempo, no? Il tempo è denaro, si dice, ma è così, cioè, lavorando è proprio così, cioè, ormai io come tanti altri, cioè, non avevamo più il tempo, capito? Perché non avevamo i soldi, cioè, detta come va detta, ma non perché i soldi non ci sono, questo è un'altra cosa, che ci... È vero che noi in Italia, rispetto ad altri, come dire, paesi europei, ne abbiamo avuti sempre meno di soldi, no? Proprio perché non sono mai state fatte le politiche culturali. Ok, è vero, però i soldi ci sono e semplicemente potrebbero essere, devono essere gestiti in un altro modo. Quindi, per quanto mi riguarda, che tutto sia crollato è fantastico, proprio fantastico. Cioè, però, appunto, il futuro lo vedo come qualcosa di completamente diverso da quello che c'era prima e forse. Più sobrio, non so come dire, molto più sobrio, cioè non so, io auspico che ci sia il modo di trovare
di dare possibilità, diciamo, a un'infanzia creativa, lo dico così perché cioè, alla gioia di poter di fare quello che facciamo. Io in questo momento sono in alcuni momenti provo una gioia che non provavo da tempo perché mi ritrovo a dover ad aver rimesso completamente in gioco proprio il desiderio, no, di far accadere delle cose piccole, piccolissime, ma con gioia, no? Quindi, cioè, questo era completamente perso perché eravamo occupati a pensare a come farci promozione, a come trovare i soldi, a come riuscire a debuttare, a come riuscire a circuitare, insomma, a tutto un apparato che ci sovrastava completamente. Poi, come dire, è chiaro che la funzione, che se abbiamo una funzione, perché insomma, per certi versi siamo una minoranza, no? Anche se non amo considerarmi, cioè non amo considerare, cioè usare questa parola, non più, cioè nel senso che credo che il fatto che siamo una minoranza è una risorsa, cioè una cosa molto preziosa, ma allo stesso tempo non ci aiuta, ecco, diciamo così, che in questo momento non ci aiuta. Quindi, come dire, dobbiamo auspicare, no, a entrare in relazione con il mondo, con la realtà. Questo sicuramente, e quindi non chiuderci in un'elite, come abbiamo fatto in questi ultimi anni, insomma, in questi ultimi almeno 10 anni, senz'altro. Quindi questa responsabilità in qualche modo ce l'abbiamo tutti quanti, però allo stesso tempo, insomma, cominciamo a considerarci intanto come dire, un'intelligenza collettiva, ecco, cioè non voglio neanche più usare la parola comunità, cioè, ma cominciamo a fare dei ragionamenti. Io sono ancora estremamente d'accordo con Giorgina, malgrado non sono una femminista così, come dire, accanita come lei, così attivista, ecco, più che altro come lei, ma sono assolutamente d'accordo che in questo momento non è una questione di essere tutti d'accordo, cioè, ma sono le differenze che vanno amplificate, che potranno far sì che troviamo una voce comune che ci fa appunto riemergere e come dire, trovare dei punti di contatto con la realtà.